miei cari upsini e upsine, come state? Spero molto 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 bene. Oggi sono qui solo per voi, per raccontarvi una storia, che calza a pennello con Halloween. Cercherò di camuffare un po' tutte le parole che non si possono dire, va bene? Quindi cominciamo un po' con questa storia, del terrore. Ho qua sotto il telefono. Allora, del chi, dello zodiaco, ci dovrebbero aver fatto anche un film, se non sbaglio. Ma nel caso non avessi mai sentito questa storia, preparati. Cominciamo dall'introduzione, magari. Allora, gli omici avvennero rispettivamente a Benicia, non so se si pronuncia così, Valleio, al lago Berriessa e a San Francisco. Testimone o traccia. Il 4 luglio 1960.
sua prima chiamata alla polizia per rivendicare l'omicidio appena compiuto e anche il precedente. Era l'inizio di un pericoloso e perverso gioco tra il chi e le autorità. Ad agosto, l'omici fece recapitare tre lettere da altrettanti quotidiani dove affermava la propria responsabilità negli omici. Un nuovo crimine.
In queste 7 pagine Zodiac raccontava di come, dopo uno dei suoi omicidi, 2 poliziotti lo avessero fermato e si fossero intrattenuti con lui per 3 minuti prima di lasciarlo andare. Da allora un silenzio lungo 3 anni. Qui la storia ha versioni divergenti. Da una parte c'è chi sostiene che Zodiac tornò ad inviare lettere ai giornali e a commettere omicidi in California, anche se perpetuò la sua attività criminale proprio in Italia. Il caso non venne mai risolto e dichiarato insoluto ufficialmente nel 2004. Poi, nel marzo 2007, la polizia di San Francisco, come quella di altre giurisdizioni colpite, decisero di riaprire il caso. In tutti questi anni, solo una persona è stata seriamente ritenuta di essere Zodiac. Si tratta di Arthur Leith Allen, un insegnante delle elementari. Mamma mia, pensate un po'. Un suo amico riferì i propri inquietanti sospetti alla polizia e una volta interrogato, Allen affermò, senza esserne stato sollecitato, che aveva usato i coltelli in sangue collocati nella sua auto il giorno dell'omicidio del lago Berissa per uccidere dei polli. Non vi preoccupate, adesso questo Allen è morto già da 20 anni. Tutti seguirono 3 mandati di perquisizione. Non si trovarono prove certe, ma molti fatti sembravano spingere in quella direzione. In casa di Allen gli agenti rinvennero nel 1991 armi che corrispondevano a quelle usate in uno degli omicidi Zodiac. Il fratello riferì che nel 1967 Allen aveva ricevuto in regalo dalla madre un orologio Zodiac, il cui logo è proprio il cerchio con la croce, e che da allora l'uomo iniziò a farsi chiamare con quel nome. Nel 1958 Allen era stato arrestato per disturbi alla quiete pubblica in seguito alla rissa con un uomo, Ralph Spinelli. L'8 luglio però le accuse vennero ritirate. Nel 1974, la stessa data, Zodiac inviò una lettera al Chronicle indirizzata proprio ad un giornalista di nome Spinelli. Allen negò sempre qualsiasi responsabilità ed effettivamente la sua calligrafia non corrispondeva a quella dei messaggi di Zodiac, né le impronte a quelle sospettate. Nel 2002 un test del DNA su sospette lettere scritte dal Key sembrò scagionare nuovamente Allen. Gli agenti che seguivano il caso continuarono a sospettare dell'uomo contro il quale anche Fincher sembrava puntare il dito nei film. A giugno 2018 sembrava esserci stata una vera svolta con un ex
Italia. Ci spiegherebbe quel silenzio di 3 anni in cui non si ebbero notizie certe dell'assassino. La teoria si rifà ai numerosi riferimenti di Zodiac all'acqua, tanto sulle scene del Cree che nelle sue lettere allo scopo di firmarsi. Il principale sospettato di questa teoria è dunque tale Giuseppe Bevilacqua, ex agente del CID. Effettivamente, nel luglio del 1974, Bevilacqua si trasferì in un paesino appena fuori Firenze e nell'agosto di quell'anno arrivava l'ultima lettera di Zodiac. A maggio 2018, il giornalista Francesco Amicone de Il Giornale ha sostenuto di aver decifrato alcuni messaggi cifrati e di aver raccolto una confessione parziale dell'assassino da lui identificato, e che questi sarebbe quindi la stessa persona dietro al mostro di Firenze. Io penso che per oggi possa bastare così. Spero che questa serata dedicata ad Halloween vi sia piaciuta e che la storia vi sia piaciuta. Non so se augurarvi la buonanotte sinceramente, però cucù, adesso tocca a voi. Iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della Oops Community, e se siete dei maschietti diventare i miei Oopsini, mentre se siete delle femminucce diventare le mie Oopsine. Va bene. Poi lasciate anche un bel mi piace se questo video True Crime vi è piaciuto e commentate con tutto quello che vi passa per la testa, va bene? Scrivetemi se i video True Crime vi piacciono e magari ve ne potrei raccontare qualcun altro. Che dite? Il video di oggi purtroppo finisce qui. Ma se vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere